gli ho appena dato la seconda mano, gliene darò anche una terza, perché devo dire che non si vede ancora bene bene il rosso, è più un arancione. Va comunque bene. Ecco, è arrivato anche lui, ha rotto le balle. Visto che i freni poi sono rossi, vabbè. Dunque, ho smontato anche questo perché è ingrassato e basta. Invece io lo voglio mettere. Invece io gli voglio mettere dentro l'olio da per il cambio. L'olio da cambio, svitando qua. Faccio lo scarico. E adesso ho messo tutta la pasta nera, così l'ho sigillato ermetico e non dovrebbe uscire l'olio che aggiungerò da qua. E ho dato l'ultima mano, quindi tre mani abbastanza leggere, non ho caricato troppo. Adesso lascio che asciugano e poi ricompongo le ruote. Direi che lo faccio stasera sul tardi. Qua fa un caldo della Madonna, quindi non c'è problema, si asciugheranno. Va bene, un filo si è staccato, il connettore manca, è difettoso, probabilmente l'ha rotto chi l'ha assemblato. Tutti i fili sono tutti tirati, adesso devo rifare tutto da capo, devo ricontrollarlo tutto perché chissà quante altre cazzate ha combinato. Era meglio che me lo mandava smontato e me lo montavo io. Pazienza, va bene così. Quindi ho rimontato il tutto. Ora vabbè, non c'è luce, ma si accende la flashlight. È un bel arancione, non è proprio rosso, un arancione molto rosso. Questa è quella davanti, gomme molto più larghe, tassellate con un buon grip. Questa è quella di dietro, la corona da 44 denti, io li ho contati perché se non mi piace la coppia o comunque vada il tiro, semplicemente cambio la corona. E se devi fare salite, corona grossa. Se vuoi la velocità in pianura, corona piccola. Ok, domani monto il tutto. Yeah. Bella di raga. Oggi ho montato finalmente i cerchi. Belli, guarda come brillano al sole. Al sole brillano di brutto. Adesso sto montando i parafanghi, anche se mi stanno facendo un po' dannare. Anche perché la gomma, essendo più grande, va a toccare un po' qua. Poi, ho problema nello stringere queste viti perché non c'è spazio. Quindi probabilmente le sostituisco, metto delle viti ad esagono così entro con la chiave e le stringo. Qua è centrato giusto, davanti no, devo spostare gli spessori. Una di queste rondelle qua l'ho messa di qua, ce ne vanno due di lì, infatti è bloccato. E niente, per adesso è così. Questo non lo monto più perché fa schifo, proprio brutto a vedersi sto pezzo di plastica. Non serve anche perché poi come protezione ci sarà la cassetta delle munizioni, quindi va bene così. Poi sistemerò tutto il cablaggio qua, i fili, questo lo salderò visto che si è rotto, ma è rimasto in mano. L'ha rotto chi ha montato questo monopattino prima di me. La ruota è storta rispetto al manubrio, il manubrio è storto, quindi dovrò svitare qua. Meglio così controllo se l'hanno ingrassato, ci metto il grasso.
E poi rimonterò la sua pedana, che però per ora la uso così. Quando la vernice si rovinerà tutta, la rivernicio e la faccio verde militare. Qua, verde militare. O ci metto il wrapping, ci metto un adesivo. Sempre militare, camo. Boh, vediamo. Comunque per adesso siamo così. Dunque, ho risolto i problemi. Qua a posto. Questa è a posto, flette leggermente, ma comunque molto forte. Ho cambiato le viti, le ho messe a testa esagonale dall'interno, così non spolgono più i bulloni. Qui è fissata sotto con due viti, più rondelle, più la piastra sulla di ferro, più questo che è bello spesso. Ho risolto anche l'anteriore, che adesso è a posto. Montato parafango, ok, adesso parafango è a posto. I parafanghi sono un po' di tolla, un po' leggeri. Adesso monto questo, che è il parafango posteriore. Saldo il filo che mancherà saldare. Rimonto il sistema qua, sistema il canotto sterzo ed è pronto. Ok, montato anche il parafango posteriore. Ci sono due modi per montarlo, o corto o lungo. Io preferisco lungo, almeno para bene gli schizzi. Qua c'è quello davanti. Va bene, continuiamo. Adesso sistemo questo problema qua elettrico. La catena è perfettamente al suo posto, non tocca da nessuna parte. Ho dovuto sostituire alcuni dadi tipo questi autobloccanti, perché questi autobloccanti qua si svitano con le mani. Quindi ci ho messo quelli miei italiani, che sono sicuramente meglio. E poi tiro giù il canotto dallo sterzo. Figo, eh? Sta bene, i cerchi stanno bene. Bello il colore. Bello anche il verde militare qua. Va a completarlo, perché sennò qua era vuoto. Era brutto vedersi. Invece adesso è figo. Completo. E qui dentro ci metterò, per esempio, l'olio della miscela, eccetera. Va tutto. Guarda che ci sta giusto giusto. Insomma, tutti gli attrezzi vanno lì dentro. C'è questa qua, tutto lì dentro, senza appesantirlo troppo, e via. Poi